Netto calo di iscrizioni alle scuole materne e parrocchiali della provincia di Treviso. 916 bambini in meno iscritti per l'anno scolastico 2012-2013 contro un calo nascite di 282 soli bimbi e la conseguente riduzione di ben 24 sezioni. In calo anche i nidi con una riduzione di 187 bambini e circa 10 sezioni. Le famiglie quindi non iscrivono più i loro bambini all'asilo perché anche una retta di 150 euro medi mensili grava su un bilancio familiare evidentemente già compromesso. Questo è un dato allarmante perché porta a un deficit sociale. Non c'è più un problema di rette, di aumento di contributi, ma abbiamo una risposta precisa data dai genitori che non ce la fanno più. Quindi chiediamo un intervento deciso per migliorare la 62 e completarne il finanziamento. Noi abbiamo 24 sezioni previste in riduzione per quanto riguarda la scuola d'infanzia e 10 sezioni per quanto riguarda i nidi. I nostri parroci, soprattutto tutti i presidenti, si stanno adoperando per cercare dove è necessario apportare delle modifiche di andare ai contratti di solidarietà. Ovviamente dove questo non è possibile e non è sempre possibile andremo a parlare di licenziamento e questo fa male tantissimo alle nostre scuole che hanno puntato sulla preparazione delle nostre insegnanti tutto il lavoro per creare scuole di qualità. I sacerdoti, appunto, che si sentono sempre più parroci imprenditori, divisi tra il garantire il diritto allo studio di ogni bambino e il posto di lavoro delle insegnanti. Credo che per il prete sia una delle cose dolorose più pesanti, ecco, che deve sopportare. E lo sopporta con grande fatica perché sente che è una ingiustizia che non dipende da lui, ma dipende dallo Stato. L'appello allo Stato è quello di farsi carico di tutti gli studenti che in Italia ci sono, non solo gli studenti che attualmente sono accolti nelle scuole pubbliche statali, ma anche di quel milione di studenti che sono accolti nelle scuole pubbliche paritarie. Un milione di studenti frequentano quindi le scuole paritarie in Italia, 640.000 solo le materne, per un risparmio allo Stato di 6 miliardi di euro. Ecco quindi che le FISM venete, capitanate da quella trevigiana, chiederanno anche con manifestazioni eclatanti un aumento del contributo statale attualmente attestato a 510 milioni di euro. Noi chiediamo un aumento dello stanziamento anche in una situazione di crisi e sappiamo che lo possiamo chiedere perché 200 milioni in aumento agli attuali 510 sarebbero una goccia nel costo complessivo dell'istruzione, alla quale comunque lo Stato dovrebbe destinare maggiori risorse. Lo diciamo perché la presenza della scuola paritaria rappresenta ogni anno per lo Stato un risparmio di oltre 6 miliardi, di cui 3 miliardi e 400 milioni garantiti dalle scuole paritarie. Quindi ritengo che si possa ottenere qualcosa che garantisca i diritti dei cittadini e non i diritti delle scuole. Le scuole sono solo delle scuole pubbliche gestite da un privato e si chiamano scuole paritarie.